Ciao amici, Scalare Piante, sono sempre VictorLaso88. Oggi non voglio recensire un film né fare un best and worst, perché in realtà la mia intenzione è quella di parlarvi dell'evento a cui ormai partecipo da quando collaboro con MoviePlanet ogni estate, ovvero le giornate estive di cinema di Riccione. Come ogni anno andrò all'evento e realizzerò i report per raccontarvi quali trailer hanno mostrato, quali anteprime ci sono state, sia per i trailer che per i film. Insomma, cerco di dare una copertura il più ampia possibile al tutto. Magari però qualcuno non sa di cosa sto parlando. Allora, ogni anno Riccione, da qualche anno, 7 anni mi pare, una cosa del genere, organizzano questo evento che coinvolge principalmente gli esercenti, ovvero i proprietari di sale cinematografiche, e tutte le case di distribuzione, dalle grandi major come la Disney, la Fox, o per le italiane la 01, la Medusa, insomma tutte, fino alle più piccole, quelle indipendenti, mostrano i trailer dei film della prossima stagione cinematografica, che ovviamente sono distribuiti da loro, per cui si vedono un sacco di trailer, alcuni già diffusi, altri invece che vengono presentati per la prima volta lì all'evento, e poi ci sono anche alcune anteprime. Io quest'anno arriverò il martedì, perché si tiene dal 4 al 7 luglio, arriverò il 5, e perché avevo dovuto prenotare i biglietti e l'albergo con largo anticipo, perché c'è anche la notte rosa quest'anno, quindi insomma i posti stavano finendo prima che però venisse pubblicato il programma. Quindi io arrivo un giorno dopo, perché di solito il primo giorno è tutto dedicato alle questioni più tecniche, quindi mostrare i proiettori, i nuovi sedili eccetera, quindi io sono cose che non mi competono. È solo che quando hanno pubblicato il programma ho scoperto che in realtà la prima conferenza non sarebbe stata il giorno dopo, come invece di solito è, ma il primo giorno, ed è quella di Disney alle 6 di sera. Quindi purtroppo quest'anno non potrò farvi il resoconto della conferenza Disney, però le altre invece riuscirò a seguirle. E mi perdo anche quel giorno l'anteprima di Atomica Bionda, porca puttana, proprio quello che mi interessava. Ma fortunatamente il giorno dopo c'è l'anteprima di Baby Drive, e quella me la becco, un nuovo film di Edgar Wright, quindi sono lì che mi reggo il pene a quattro mani, e ne ho solo due, quindi capite la difficoltà della cosa. Per cui ci sono poi anche eventi dedicati a tutti, ad esempio in piazzale Ceccarini, se non sbaglio, montano questo maxi schermo cinematografico, questo vero e proprio schermo su cui proiettano film restaurati anche, quindi grandi film del passato. L'anno scorso avevano fatto una retrospettiva su Hitchcock che era fantastica, quindi davvero è una cosa interessante. C'è tanto movimento per coincidere con la Notte Rosa, per cui insomma sarà qualcosa di fantastico. Mi piacerebbe poter caricare sul canale di MoviePlanet i report man mano che li realizzo, però il punto è che sfortunatamente la connessione non aiuta, ma soprattutto il problema è che questo implicherebbe montare i vari video prima di metterli, facendo tutto comunque abbastanza rapidamente, e quando io vado a questo evento a sera, ogni giorno faccio fatica a muovere le sopracciglia, figuriamoci a montare tutta questa molle di informazioni, perché poi voglio farle bene con le locandine dei film di cui parlo eccetera, quindi li caricherò una volta tornato, per cui qualche giorno dopo la fine dell'evento troverete, come di consueto, come faccio ormai da anni, i report. Quindi spero che la cosa possa interessarvi. Io ho grandi aspettative perché l'evento migliora di anno in anno, poi oltretutto a volte presentano trailer in anteprima oppure featurette, backstage mai visti. Io ho grandi speranze per la conferenza di Warner, perché mi auguro che mostrino qualcosa riguardante naturalmente Justice League, qualcosina mi piacerebbe che lo mostrassero. Poi poi ho speranze affinché 01 mostri qualcosa riguardante Il ragazzo invisibile seconda generazione, non mi dispiacerebbe sinceramente, comunque un film che è abbastanza imminente, per cui non sarebbe male. Per cui io mi auguro sinceramente che ci siano delle belle sorprese con ospiti in sala. Ci sono ogni tanto, soprattutto Medusa porta ospiti in sala, sperando che magari porti qualche ospite molto interessante. Insomma, si crea ogni volta una bella atmosfera. Poi comunque, per chi ha credito, ci sono le feste e quant'altro, qui saranno dei bei giorni. Per cui se dal 5 al 7 luglio mi beccate in giro per Riccione, non abbiate tema di fermarmi, perché a me fa solo piacere. Se sono libero, non ho da fare in quel momento, e mi dite oh Victor, ci facciamo una birra, ci facciamo una birra, assolutamente, a meno che non abbia qualche impegno impellente, cosa che può anche essere, non lo so. Però comunque, se mi vedete in giro, volete fare un saluto o due chiacchiere, quello che volete, io sono
vostra completa disposizione. Quindi io sono troppo, noi ci vediamo al prossimo video, io vi abbraccio, grazie mille per aver seguito fin qui e spero che vi possa interessare questa cosa di fare ancora una volta i report per le giornate estive vicino alle riccione.